Ed eccoci qua, nuovo giovedì, nuovo appuntamento con DAZN Talks speciale Serie B, nuova conduttrice. Ciao Lucia Anselmi, benvenuta. Ma grazie Horace, ma che bello essere qui a parlare di Serie B. Cioè, cosa te. Hai fatto per venire qui con me a presentare questo? Horace. Non lo svegliamo. Sei pronta? Sei carica? Super pronta, super carica. Anche perché oggi devi essere pronta, carica, ma anche assist man, perché insomma abbiamo un bomber, perché... Noi da DAZN Talks Serie B devi sapere che punta solo al meglio, quindi al meglio della Serie B abbiamo puntato. Allora, sui nostri social abbiamo già dato qualche indizio, però ve lo presentiamo Bruno così, perché non è un giocatore da poter essere presentato in modo banale. Quindi iniziamo a sbirciare la sua maglia. Allora, che numero si intravede? Turullo di tamburi, inizia a vedere un 9, eccolo qua! Massimo Coda, il miglior cannoniere della Serie B degli ultimi anni. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Attaccante del Genoa, 102 gol in Serie B, ha vinto la classifica marcatori per 2 anni, ha portato 2 squadre in Serie A negli ultimi anni, ha tanti ancora sogni da realizzare, tanti obiettivi da realizzare. Quella Serie A, quella classifica marcatori da voler vincere magari qui con la maglia del club più antico d'Italia, ovvero il Genoa, che ringraziamo innanzitutto per averci concesso non un giocatore ma il giocatore della Serie B. Ma innanzitutto bomber, così per spezzare questa puntata, che effetto fa essere definito il giocatore della Serie B? Cioè, è anche qualcosa di straordinario che resta negli anni e che ti ha accompagnato in questi ultimi anni? Sì, può essere anche un'etichetta fastidiosa, dai, perché anche in passato mi era stato detto che magari più della C non potevi fare, poi invece quando ti viene data l'opportunità maggiore poi riesci a far vedere le tue qualità. Lucia, abbiamo studiato alla perfezione questo personaggio, Massimo, perché? Perché è un personaggio, cioè, insomma, un personaggio top, tanti gol. Innanzitutto deve sapere Massimo che è molto collegato ai talent che abbiamo noi, perché insieme a Pazzini è l'unico ad aver segnato per 8 partite consecutive, insieme a Tiribocchi ha già scalato la classifica all time della Serie B. A proposito di talent, a proposito di classifica all time della Serie B, Massimo Coda ha 102 gol, il nostro Stefan Schwoch ormai da un ventennio è al primo posto con 135 gol, e la domanda che io e Lucia ci siamo fatti in redazione: ma Massimo Coda ce l'ha quell'obiettivo di diventare il miglior marcatore della storia della Serie B? Vabbè, è chiaro che ci sei vicino adesso, quindi un occhio lo dai. Poi c'è sempre il fatto però che vorresti scalare la categoria, e quindi magari può stoppare questa cosa, però sicuramente nei pensieri. Beh, l'assist ce l'ha dato lui, perché poi parleremo anche di questo. Innanzitutto devi sapere, Massimo, che sono arrivati 1000 messaggi, 1000 domande per te, e quindi tra poco te ne leggerà un paio e ovviamente ti faremo le nostre di domande, perché abbiamo preparato quelle. Però una domanda così, quasi una provocazione, visto che insomma non vai mai sotto i 20 gol, te ne mancano 33. Nella tua testa quanti anni servono per diventare il miglior marcatore della storia della Serie B? Facciamo stremare un po' Stefan, dai. Ma quando? Quest'anno o in generale? No. Quanti anni possono servire? Ah, quanti anni? Nelle tue corde potresti farcela anche quest'anno. In un paio, dai. Un paio, quindi ci manteniamo comunque. Quindi, insomma, diciamolo a Stefan, occhio, in un paio d'anni il tuo record potrebbe essere battuto. Gli dobbiamo svelare un aneddoto. Sai cosa ci ha detto Stefano l'anno scorso? Infatti mi sperava che si sincerava. Te lo dico perché eravamo qui. Abbiamo seguito insomma il campionato insieme, l'ultima giornata, e Stefano ha detto: ragazzi, meno male che Coda è andato in Serie A. Poi ne parleremo tra poco. E invece poi appena saputo che è stato il colpo per eccellenza del Genoa, ha iniziato un po' a tentennare, perché vede questo record che potrebbe sfuggire via. Tu come stai, Massi? No, bene, bene, dai. Ci metto poco ad ambientarmi. Chiaramente ho dovuto spostare tutta la famiglia, quindi era quello il pensiero principale. Una volta sistemati loro, adesso è tutto in discesa. Lucy, quante domande? Oh, mamma mia, vedo il tuo telefono. No, abbiamo già una trentina di domande. Vai subito, allora, divertiti. Beh, io vorrei rompere il ghiaccio proprio parlando di Genova. Qua Trave ti chiede se preferisci il pesto o la salsa di noci. Ah, siamo all'ora di pranzo, quindi sta. Il pesto, penso.
Vedi, vedi, lui resta classico, resta, si è già proprio ambientato. Ma allora, a sto punto, cioè, pesto o focaccia? Qua è dura, dipende dal momento, dai. Dall'orario. Quindi non hai proprio... Ma senti, ma una curiosità da Ligure a nuovo acquisto Ligure. Ma l'hai provata la focaccia nel cappuccino la mattina? No. Non lo bevo il cappuccino. Vedi, gli manca un must. Non è come il nostro Francesco Fontana, grande amante delle... Un grande cappuccino addicted. Senti Massimo, ripercorriamo le tappe più importanti della tua carriera. Insomma, tante piazze importanti, però torniamo indietro di qualche anno, perché forse in tanti lo hanno letto, no? Che l'esplosione di Massimo Coda arriva in Slovenia. Cioè eri giovane, miglior giocatore del campionato, con il Gorica vinci la Coppa di Slovenia, 18 gol in quella stagione, tutti i giocatori ti votano come miglior giocatore, ma tutti non sanno che quella era una vera colonia italiana. C'era Gigi Apolloni come allenatore e il partner di Massimo Coda era Gianluca Lapadula, quello che oggi insieme a Massimo Coda viene definito, insomma, la coppia d'attacco migliore, uno per il Cagliari, uno per il Genoa. Se dovessimo fare una top 11, tutti mettono Coda Lapadula. Mi racconti qualche aneddoto del vostro rapporto e poi anche questa bella sfida, perché avete giocato super giù nelle stesse squadre, quindi vi siete un po' inseguiti, alternati. No, sicuramente quell'esperienza ci è servita a entrambi, perché ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi, che forse era la cosa che ci mancava. Siamo andati in un campionato magari minore, però ci ha dato la possibilità di esplodere, infatti poi da lì sono partite le nostre carriere. Ci ha fatto bene. Che rapporto avete? No, buono, ogni tanto ci sentiamo, quindi siamo rimasti in ottimi rapporti. Allora, io ti chiedo a sto punto, visto che sei uno a cui piacciono le sfide, e poi le vince sempre se sfide. Cioè, ti senti lanciare una sfida a Gianluca su chi fa più gol quest'anno? Sì, infatti siamo partiti un po' a rilento tutti e due, però alla fine sono sicuro che usciremo fuori entrambi, quindi arriverà un gradino sotto lui, però. E questo glielo diciamo a Gianluca, perché... Insomma, tutti sono arrivati dietro Massimo Coda negli ultimi anni. Gianluca Lapadula vinse la classifica marcatore con il Pescara. Parliamo obiettivamente, lo dicono i numeri, lo dice anche il nostro gusto personale, attaccanti più forti visti in Serie B negli ultimi anni. A proposito di migliori attaccanti a Serie B, so che tu avevi una curiosità legata al fantacalcio, ma non quello della Serie A. Eh sì, io volevo sapere, Massi, se fai il Fanta B. Sì, lo faccio con altri giocatori. No, e allora a sto punto raccontaci chi sono gli altri giocatori, sì, e esatto, quanto paghi Massimo Coda. Esatto, ti sei mai preso Massi? Ma gli altri c'è Schiattarella, Ciofani, Ciano, Forte, una bella colonia, dai, adesso non mi vengono in mente tutti. Ma Coda l'hai pagato quanto? Ti sei preso? No, Schiattarella ha fatto una super offerta. Ah, 300 su 500 crediti, quindi ho dovuto cedere. Mi si è ceduto a Schiattarella. 300 su 500, cioè è matto Schiattarella, Pasquale. Eh sì, ha puntato tutto su di me, ha detto. Ma da quanti anni è che lo fai? No, questo è il primo anno. Primo anno e ti hanno rubato Coda, cioè manco il rispetto di dire fatemi avere almeno per il primo anno. Cioè proprio fregato, dice vabbè mi butto, lo faccio, mi comprano e rimango senza di me. Niente, no, senti, lo devo cedere. A sto punto io te lo chiedo, cioè il bomber di Coda allenatore, fanta allenatore chi è? Ho preso tre giocatori che forse non fanno tanti gol di solito, però... sono buoni giocatori, Antenucci, Baldini, Partipilo e l'ultimo non mi ricordo. Vabbè, però Anthony Partipilo della Terna. Sì, no, sono gente che fanno assist. L'anno scorso 10-11, quindi 10 gol, 11 assist, è uno di categoria. Cioè, qui già si capisce una cosa, cioè Massimo Coda fra tanti anni sarà l'allenatore? Sarà un allenatore? Non ti dico la verità, non ci ho pensato ancora a sta cosa qui, vedremo. Però per uno come te, così tanto attaccato al campo da gioco, deve essere anche difficile lasciarlo andare, quindi forse infatti io dico spero il più là possibile, dico la verità. Il fisico non ce la deve fare più, no, sei ancora giovane, quindi devi ancora vincere tante classifiche. Ci sono tante domande, ma assolutamente vedo mille cuori di tutti i colori, dal giallo al rosso, dal rosso al blu, quindi hai legato insomma il tuo nome a tante realtà. Ed è proprio dal giallo rosso, Horas. Qua ti chiedono, Francesco Pantalone ti chiede, ti manca Lecce?
Vabbè, certo, ho passato 2 anni bellissimi là, ho vinto 2 volte la classifica cannoniere, non mi era mai successo, quindi ho vinto il campionato, la gente l'ha fatto sentire super importante e questo non posso dimenticarlo, è chiaro. Ma sì, io la domanda, devi sapere che a me piace tanto anche il calciomercato, mi impegno per raccontarlo un po', quindi C'è un bel quando pallino, eh. abbiamo raccontato della trattativa Genoa Coda, insomma abbiamo parlato del super colpo della Serie B, perché ce ne sono stati tanti, il Genoa devo dire tra Coda, Ramos, Strootman ci ha messo del suo per candidarsi a regina del mercato, però onestamente vedendoti da vicino negli ultimi 2 anni mi aspettavo di vedere Coda in Serie A, ti posso chiedere solo cosa non è andato? No, dico la verità, se non fosse arrivato un club come il Genoa, non mi sarei mai mosso da Lecce, quindi mi sarei mosso solo per un club così importante. Così è stato poi. Chiaro. Senti, ora sì, io appunto colgo proprio la palla al balzo, ma forse il Genoa è sempre stato un po' nel tuo destino, perché una volta hai dichiarato che il tuo gol più bello l'hai fatto con il Benevento contro la Sampdoria. Era già derby? Forse era già derby. Sì, in Serie A quell'anno è stato un grandissimo gol che ricordo con piacere. Ha coinciso pure con la vittoria, era la seconda del Benevento in Serie A, quindi sì, era nel destino, dai, Genoa. Invece, Massi, ne hai segnati tantissimi gol, poi tu sei cresciuto nella tua Cavese, hai esordito a 16 anni in Serie C, ti sei fatto le ossa, insomma, non soltanto in Italia, prima il Bellinzona, poi lo stesso Gorica. Qual è il gol che avresti voluto fare o che vorresti fare? Perché comunque, prima scherzavamo, sei classe 88, quindi sei ancora molto, molto giovane. Ti chiedo qual è il gol che non hai ancora No, realizzato? diciamo che li ho fatti un po' tutti, mi manca solo in rovesciata, non sono mai riuscito a farlo. Quindi dobbiamo Però è chiedere un colpo che non mi viene spontaneo, quindi sarà dura. ai terzini del Genoa di crossare meglio sta palla, All'indietro. sta palla a mezza altezza. Ma invece la Serie A, no? Perché prima ne parlavi. Parliamo tra poco di magari degli ultimi anni. Però ti chiedo quanto è inciso quella rottura del crociato ai tempi del Parma, perché era veramente l'anno in cui potevi veramente fare bene, iniziare a fare bene in Serie A dopo aver fatto bene in Serie B. No, diciamo che era iniziato pure per caso come esperienza lì al Parma perché avevo iniziato in primavera ad allenarmi, poi Donadoni mi buttò nella mischia e da lì ho iniziato a far bene, ho fatto un paio di gol, assist, poi dopo poche giornate purtroppo è arrivato l'infortunio e sicuramente è arrivato nel momento sbagliato. Questo sicuramente ha penalizzato un po' Contro la mia l'Inter, carriera in Serie era A. Cosa? contro l'Inter? Contro l'Inter, sì. Beh, immagino un ragazzo a giocare da titolare contro l'Inter, insomma, la stagione in cui vuoi spaccare tutto e alla fine accedere il ginocchio. Come l'hai vissuto quel momento, Massi? Eh no, è stato brutto perché pensavo di raccogliere i frutti che avevo seminato in passato e invece poi sono stato bloccato. Invece, a proposito di gol, scrive Fitness per tutti, secondo me si riferisce a me, perché assolutamente, Dici? vi vedo in forma, No, quindi no, no, a occhio e ragazzi. croce ce l'ha con me, complimenti a Massimo, sono curioso di sapere qual è il gol più bello che hai realizzato, ne abbiamo appena parlato, però il difensore più forte che mi hai affrontato, un abbraccio da Napoli. Ma penso a me era piaciuto Skriniar contro l'Inter quando abbiamo giocato contro. Sempre all'Inter si ritorna, qui. Ma tu che squadra tifi, Massi? Ma non ne ho uno in particolare, dico la verità. Simpatizzo un po' in Serie A per il Napoli, chiaramente. Poi è chiaro che venendo da Cava, tipo per la Cavese. Quante domande Certo. ancora? Cioè, vedo, il telefono ti sta impazzendo, il Sì, mi sta mio non impazzendo regge il più, telefono. però Tra siamo. l'altro, parlando di gol, Horace, Matteo ci chiede come è stato segnare il primo gol al Ferraris. Sì, in Coppa Italia su rigore, infatti ci tengo a farlo su azione al più presto, però no, è stata subito, dai, una bella emozione. Vedo che il pubblico comunque si esalta e cercherò di farli gioire spesso e volentieri, dai, da Ma la qui stagione è fino appena iniziata, parliamo di Massimo Coda. Cioè, ora garantisco io, lui non parla avanti. perché ovviamente fa il Garantisce suo Horace. e... Poi non me la sono goduto tanto perché era comunque un gol dell'ex, non ho potuto esultare
Secondo me esulterai tante volte, quindi stai tranquillo pure tu. Vedo tante domande, tra cui questa è abbastanza curiosa, ma abbastanza carina, da parte di Gabriele Wild 89. Massi, saresti geloso se riuscissimo a clonarti? No. Però, no, però è bello, cioè, sapere che qualche tifoso, insomma, vorrebbe addirittura clonare. Vorrebbe in due squadre contemporaneamente. Infatti con lui serve asta libera, lo prendono tutti, quindi va bene così. Invece parlavamo appunto di Parma, abbiamo parlato di Lecce, sei al Genoa, tu hai giocato in grandi piazze, in grandi squadre con grandi tifoserie. Ti chiedo cosa hanno in comune le tifoserie, ovviamente aggiungiamo Benevento, la Salernitana, cosa hanno in comune queste tifoserie e in quale piazza ti sei sentito o ti senti, perché comunque il Genoa... Questa è una domanda bruttissima. No, non ti chiedo di fare una differenza, però cosa hanno in comune queste grandi tifoserie e cosa vuol dire per un giocatore essere rappresentante di un popolo così, di popoli così? Tutte piazze piene di calore, di passione, che ti esaltano, ti fanno esaltare, quindi è bello averci giocato. È chiaro che è un ottimo rapporto, un ottimo ricordo di tutte, perché facendo bene è chiaro che stai bene, poi alla fine fai sentire bene tutti. No, certo, assolutamente. E invece qua ti volevamo chiedere un'altra cosa. C'è Raffaele che chiede: qual è il tuo giocatore preferito oggi? Oggi, se mi dici... Vabbè, oggi gioca ancora, dai, il PP dei Wayne. Beh, allora... Che nelle movenze mi piace troppo. Poi, vabbè, ci sono Benzema, si può dire, però io mi rivedo più del Pipita. Ma tu negli anni ti sei tolto un po' questa etichetta di giocatore, cioè di prima punta, tra virgolette, vecchio stampo, no? Perché sei forte fisicamente, sei dentro l'area, sei micidiale, però hai dimostrato e stai dimostrando soprattutto quest'anno di essere un giocatore che sa giocare a pallone. Cioè questo, insomma, dentro di te, no? Ti fa scattare quella cosa, dici, ma io potevo veramente fare qualcosa, meritavo un'altra chance in quella Serie A, visto che i gol non mancano, le prestazioni non mancano, giochi bene a pallone, giochi con e per la squadra. Cioè, ti fa rabbia un po' sta cosa? Diciamo che è sempre stata una delle mie caratteristiche, comunque, cercare di far giocare bene la squadra, di andare a cercare la palla, non solo stare in area di rigore. E poi quando riesco a coincidere le due cose diventi devastante, quindi... Sì, poi ci pensi, una chance però importante l'avrei desiderata, dico la verità, però sono qui apposta per riguadagnarmela. Ma qual è il tuo grande rammarico? Perché vedo da lontano, dalla telecamera, vedo negli occhi del ragazzo Massimo Coda la consapevolezza di aver fatto benissimo in questi anni, ma anche la voglia di dire, ma io avrei potuto dimostrare. Cioè, come la sensazione che mi trasmetti, poi correggimi se sbaglio, è quella di un ragazzo a cui è stata tolta una possibilità. No, non è stata tolta. È comunque anche un pensiero che mi sono fatto nella scelta, diciamo, comunque in Serie B giochi per vincere le partite, giochi all'attacco, e questo fa sì che fa uscire fuori le mie caratteristiche ancora di più. In Serie A è chiaro che se giochi per non retrocedere devi fare un gioco diverso, dai. Quindi magari è stata anche questa la scelta che ho fatto. È chiaro, invece, fare la Serie A magari in una squadra già affermata sarebbe diverso. Sai, Oras, tu hai detto il Massimo Coda ragazzo, e mi è venuta in mente una di quelle cose di cui parlavamo giusto stamattina. Una delle mille cose. Sì, una delle mille cose, perché sei l'uomo dei mille spunti. Senti, è vero che diventare calciatore è stato un po' come realizzare anche il sogno di tuo padre? Cioè, sappiamo che lui... a 50 anni è riuscito anche a fare tantissimi gol giocando tra i dilettanti. Penso che io a 30 ho lasciato al Genoa, non ce la faccio più, però. Sì, diciamo che era il suo sogno, perché da bambino stava uscendo anche lui. Poi i genitori, purtroppo all'epoca era una mentalità diversa, gli hanno detto di andare a lavorare e si è dovuto arrendere, però mi ha trasmesso la sua passione insieme a mia mamma, e quindi hanno fatto di tutto per farmi diventare calciatore. Ci sono riusciti. Invece Saverio?
Saverio piccolino adesso, proprio ieri l'ho scritto alla scuola calcio qui a Genova, e vediamo di farlo iniziare col piede giusto. Come trovi la tifoseria del Genoa? Io mi trovo sempre in gradinata nord. Vabbè, di che parliamo, dai? È stato uno dei motivi per cui l'ho scelta, quindi vorrei vederla gioire quest'anno, tante volte. Senti, ma a proposito di tifoseria speciale, sappiamo che ci sono padre e tua moglie con te. Abbiamo visto anche una bellissima foto pubblicata sui tuoi profili social con tua madre. Ma quanto conta avere la tua famiglia sugli spalti? Vabbè, certo, fa piacere, te l'ho detto, loro fanno di tutto per essere sempre presenti perché vogliono sostenermi, sanno che ho bisogno di tranquillità mentale, quindi cercano di starmi sempre vicino. E ci riescono, penso che ci sono riusciti, Senti, dai. anzi, io. Ha fatto appassionare anche sua No, madre, ha cioè fatto sempre appassionare. No, presente. lei a casa sempre guarda partite, ormai è È una calciofila, solo diventata quello, fa. calciofila. Ma è, cioè, a questo punto io colgo l'assist di Lucia, ma sono genitori che, insomma, per i tuoi genitori coda è sempre coda, il migliore di tutti, oppure ricevi anche delle bastonate dai tuoi genitori? No, per mia mamma coda è il migliore di tutti, per mio padre invece quando c'è da dirmelo me ne dice. Anche se sa che Coda è il migliore di tutti, come dimostrano i gol No, però mi che fa hai fatto. pesare quando faccio qualche errore, me lo dice, me lo evidenzia. Senti, io Da cercando delle calciatore. curiosità, no? Perché insomma, commentando le partite ti conosco da lontano, da tanti anni, però cercavamo delle curiosità. La tifoseria del Lecce ti ha dedicato una canzone, un coro sulle note di Vola della Cuccarini, che dice Coda con te il Lecce vola in dialetto salentino. Quindi ti chiedo se l'hai mai sentita questa Sì, canzone. Coda, no. Cutello, Lecce, vola, fa una cosa così, no? Sì, no, l'ha Mi canti fatta il ritornello, perché i Legionati da Lecce, sono una band lì che mi devi cantare il mi hanno ritornello, fatto ti proprio un chiedo video. questo. Ma se ci tiene tantissimo, Cosa? Carlo, mi devi cantare solo il ritornello, te lo chiedo per favore. Coda, che segne te la sona, lo Lecce cute vola, chi critica se mozzecca poi la coda. Ci teneva So già che tantissimo. questa Del farà il giro del mondo, mondo. Tantissimo, guarda. ma già scritto Amadeus che lo vuole a Sanremo il prossimo anno, quindi In co-conduzione. no, no, come cantante, Come che cantante. assolutamente. Però Poi potreste fare un duetto a Sanremo. no, io posso al massimo accompagnarlo perché vedi, oh, sa segnare, sa cantare, sa fare tutto, ma sai anche cucinare a casa? No, no, quello non lo faccio fare a mia moglie. Beh, non può essere perfetto, cioè ci sta. No. No, vorrei mettermi lì vicino. Appena mi avvicino, vai via! Mi siedo sul divano. Beh, perché noi donne ogni tanto siamo gelose, perché magari voi ci mettete il vostro tocco in più nel piatto, rovinate la nostra ricetta. Ogni tanto, Sì, ma uomini, io ve lo ho un altro fate. problema con mia Oppure moglie. Mi dice, assaggiate. non faccio mai niente. Se faccio non le piace, allora fai. Non so cosa dire. Ora, Giusto, secondo Massi? me, L'ho capito. no, Tra secondo mariti me ci perché capiamo. assaggiate voi ogni tanto. Io invece ho quel problema lì, che sono lì, magari cucino, No, arrivo e infatti assaggio. ormai arrivo dopo cena così. Ma Funghi, eh? invece, ma sì, Quello l'avventura che vorresti ripetere, cioè sia in senso positivo, cioè un'avventura guardandoti indietro, un anno così speciale che hai vissuto, ma anche un anno che vorresti rigiocarti per rilanciarti. Vabbè, penso gli anni di Lecce sono stati i più belli finora, mentre ritorniamo sempre là un anno. No, forse quando ero un po' più giovane, dai, quando sono stato acquistato dal Bologna, magari aver avuto una chance, a quell'età sarebbe stato diverso. Abbiamo Alessandra che ti chiede che cosa hai visitato per primo a Genova, qual è il posto dove sei andato appena sei arrivato? Ma diciamo, mi hanno portato a Porto Antico, sì, quando sono stato presentato, quindi ho visto subito la zona lì dove sta l'acquario, che mi fa subito un bell'effetto. E beh, è bella, non puoi dire il contrario, è No, bellissimo. no, no, Molto bello. bella. Invece ti leggo un'altra domanda da Antonio Iannone, che parlando di piazze ti dice: Massimo, si sente la differenza di calore di tifo quando giochi al sud o quando giochi al centro-nord, sia come giocatore di quella squadra che da avversario?
Ah beh sì, cioè si sa che al sud di solito le squadre sono sempre più seguite rispetto magari alle squadre piccole del nord, però cioè qui a Genova no, la differenza non si vede, qui vengono sia in casa che fuori tantissimi, quindi non si nota tanto da qua. Altre squadre che sono state... nemmeno perché comunque erano piazze buone, dai, comunque ci sono sempre stati tifosi, quindi non l'ho mai sentita questa differenza. Così, un altro paio di domande, così poi faccio fare un gioco a Massimo. Visto che Che sa abbiamo 4 cantare, minuti. c'è Alessandro Pipino che ti chiede di cantare un pezzettino dell'inno del Genoa. Mi sembra parte. Tu vuoi farti aiutare? Il ritornello non... cioè, ma il ritmo non mi viene, di carità. Però sai le parole. Ah? Vabbè, quindi questo te Devo lo... impararlo piano piano. Ok, allora te Devo lo lasciamo in stand-by. ascoltare un po' di più. Ok, te lo lasciamo in stand-by. Sì, in stand-by, dai. Invece ti chiedo di fare due giochi. No, due giochi, cioè due curiosità. La prima, se dovessi, insomma, fare tu le caratteristiche del massimo coda in un videogioco, cioè di tiro quanto ti dai da 1,99? Il tiro dipende. Il tiro è quello più di tutti, 88. 88 Dai, percentuale di resto basso realizzazione. adesso per non essere Ronaldo Messi. Way Percentuale gamer. di realizzazione 85, Posizionamento. dai. Posizionamento 80. Velocità. 68. 70, dai. Tecnica. Cosa? Tecnica. Tecnica, Dribbling. dai, sugli 80. Colpo di Hai testa. capito? Colpo di testa 78. Pensavo più alto però, Un cioè po' sei uno meno. forte di... No, prima lo ero di più, adesso un po' meno. Invece l'altro gioco che ti vogliamo fare, visto che hai parlato di Fanta Serie B e conosci insomma ormai da tanti anni questa categoria, chi è il giovane che ti ha impressionato di più in questa Serie B o se anche nel Genoa e il giocatore con cui ti sarebbe piaciuto, ti piacerebbe o ti piace giocare insieme? Ma i giovani, vabbè, adesso ce ne sono tantissimi, però è chiaro che c'è Esposito della Spalla che adesso affronteremo, che fa bene già da anni, quindi meriterebbe qualcosa in più. E qual è la seconda? Il giocatore con cui ti piacerebbe, ti è piaciuto o ti piace giocare? Vabbè, ho giocato con... No, non vorrei lasciare nessuno, però no, con Letizia penso del Benevento, sicuramente. E basta Letizia, diciamo Letizia e basta. Diciamo Letizia, Non ci diciamo, così dilettiamo. non facciamo nessuno. Sì, non Lucia, facciamo abbiamo torto a nessuno. 2 minuti, quindi altre domande, curiosità. Una domanda ce l'ho io, ma è vero che da bambino volevi fare il benzinaio? Sì, Perché? perché quando andavo vedevo questo cacciava sempre questo... mazzetto di banconote, dicevo, mamma, voglio fare il benzinaio. Massi, visto i tempi che corriamo, cioè, sarebbe stata alla fine, alla lunga, avrebbe anche pagato la scelta, no? Soprattutto in questo periodo. L'altra curiosità che ho io invece riguarda il Massimo Coda leader dentro lo spogliatoio. C'è qualche ragazzo che hai preso quest'anno sotto la tua ala protettiva? Cioè, ci sono tanti ragazzi giovani, tanti ragazzi di talento, tanti ragazzi anche stranieri che hanno bisogno di capire cos'è il Genoa, ma anche di capire cos'è la Serie B. C'è qualcuno che Ma hai detto diciamo sì, che questo è. io ogni anno ne avvicino qualcuno. L'anno scorso avevo Gallo del Lecce che praticamente era diventato il figlio, praticamente. E quest'anno adesso insieme un po' a Portanova, a Vogliacco, comunque sono ragazzi giovani che vogliono emergere, quindi mi fa piacere potergli dare una mano. Senti Massi, prima di lasciarti, il sogno che hai ancora da realizzare è una promessa che ti senti di fare a chi vuoi. No, il sogno coincide con l'annata che vado ad affrontare, quindi vorrei subito rivincere il campionato, che è la priorità assoluta. E basta. La Che mi... promessa, ti senti fare una promessa a chi vuoi, qualsiasi tipo di promessa.
No, promesse inutile farne, perché io quando vado in campo cerco di dare sempre il massimo, quindi non c'è bisogno di farle, cerco di dimostrarlo più che altro. Beh, Lucy, ci ha dato tanti spunti. Io ho Tanti, in mente, continuo a tantissimi. cantare nella mia testa coda L'hai reso se esistesse la cosa. Te felicissimo, è la persona più felice del l'avevo mondo, detto ieri, devo assolutamente. far cantare Veramente valora. il ritornello al massimo. Massi, grazie mille. Ovviamente Grazie. grazie ad Alberto Olmi, a tutto lo staff Lo del staff del Genoa, Genoa. a cui mandiamo un grande in Ti bocca al salutano, lupo ti per salutano. l'annaggio. Salutiamo Ciao anche ragazzi. noi, ovviamente in bocca al lupo per quest'anno e complimenti per quello che hai fatto nella tua carriera e che farai ancora, perché siamo sicuri che, diciamo, la parola fine è ancora molto lontana. Sentiamo Stefano Grazie, Zoff che è grazie preoccupato, lo mille. No, lo sentiamo a sa già, cioè distanza. è il primo che tifa per il Genoa quest'anno, Zoff. Sì. Ciao Massi, grazie No, mille. ciao ragazzi. Beh, ci aspettavamo Lucia, un ospite di punta, un grande E lo ospite. è stato, Lo è un ospite che stato. ci ha dato tanti spunti. Ma Poi, quanto sei sai, contento che ha cantato? tanto, tanto, infatti andrò a risentire subito. E sai qual è la cosa che più mi è piaciuta, no, di questa intervista? Il fatto che ha giocato in tante piazze importanti, che viene amato ed è amato da tutte queste piazze. Quindi Sì. rappresenta non soltanto le qualità del giocatore che conosciamo, ma vuol dire che come uomo, come ragazzo, ha lasciato il segno. Beh, sai, ora non è facile passare comunque da un club all'altro e mantenere così tanto affetto da parte delle piazze in cui sei stato, perché spesso cambi squadra e magari si crea qualche malumore, no, tra le tifoserie. Invece lui, dovunque è andato, ha lasciato un segno talmente tanto positivo che tutti sono ancora affezionati. Anche perché poi se arrivi con l'etichetta di giocatore Bomber. bomber che deve insomma farti vincere le partite è ancora più pesante, quindi a maggior ragione evidenziamo quello che ha fatto. Tu ti sei divertita? Sono divertita tantissimo con te, poi lo hai fatto cantare, Quindi quindi. questo, ti ho fatto questo regalo, era solo la prima, quindi ci saranno tante, tante occasioni ancora, ma io vi ricordo che innanzitutto domani alle 14 torna Fantaradar, perché va bene che c'è stata la pausa con due buone prestazioni della nazionale, ma si ritorna in campo, quindi vi racconteremo noi di DAZN tutta la Serie A, tutta la Serie B, ma prima Fantaradar domani alle 14 con Luca Farina e Tommaso Turci, poi domani sera alle 19 torna Kickoff con Marco Cattaneo, Federica Zille e tanti ospiti, e poi un weekend lunghissimo con DAZN Talks. Torniamo la prossima La prossima settimana settimana. sia Serie A che Serie B, dunque ciao. Give me five. Ciao a Alla tutti. prossima. Ciao.